Adesso passo la parola alla professoressa Andri, che leggerà dall'antologia edita con i sextanti insieme a Dila, con la quale appunto la casa editrice sextante di cui io sono titolare collabora da anni nell'organizzazione di eventi e proprio in accordo con una politica di divulgazione delle opere editoriali attraverso la manifestazione di eventi che siano musicali, artistici, a 360 gradi. Non crediamo in un'editoria stagna, non crediamo in un'editoria da scappare, ma crediamo in un'editoria dinamica che parte dall'idea, su questa si fonda e quindi che ci sia un dialogo con il pubblico diretto e quindi cerchiamo di incentivare attraverso i canali più differenti la divulgazione della lettura che in Italia purtroppo scarseggia. E da questa ultima antologia, magari un'emozione, leggiamo sempre due poesie della stessa poetessa Lucilla Trapasso che sono raccolte in questa nuova edizione. Discrezia leggerà. Discrezia è il titolo dell'opera. Questo è il giorno di cielo di spine. Da tempo è alto il sole. La terra invoca mari e margherite. Il racconto invece appaia. È pervicace e inciampa in mancanza di armonia. Certe viole di pervinca e l'azzurro di griso sono alimentati in cattiva mescolanza d'ombre e luce. L'uccello della notte geme. Non smette di artigliare in verso ombroso e squarcia itinerari alberi e persone che trova sulla sua via. Ora si condensa e nasce ancora, e ancora stagna, la vislazione di stelle, il pensiero artritico. Ne ho misericordia, già l'alba luce antica è all'orizzonte, immensa, impavide violette nella neve, nell'istante azzurro.